Ah, ok, abbiamo un po' di cose interessanti qui. Si sente l'accento romano, che comunque sono tutti qui dello Slab, loro tutto romano. Guarda! Guarda, come americani sempre hanno queste cose in mani. Test complete. Ok, con questa? Ok. Mi arrabbio poco, ma quando mi arrabbio... Ok, tu hai vinto, è spaccato. Guarda questa. La destra è più corta della sinistra. E tu andrai a Roma a vivere dopo o la tua ragazza verrà qui? Vediamo. Giovani ma un po' fuori posto, sulla spalla era fuori posto. Adesso lo spiego, unisci i piedi un po'. Ciao, sono il dottor Tony Caruso dal Centro Medico Uma. Siamo qui con una nuova paziente. Ha un soprannome, si chiama Red Tommy. Ovviamente sappiamo come mai. E adesso comunque, ok, come mai sei qui? Cosa? A causa del lavoro che faccio ho un po' di disturbi sulla schiena e un fastidio alla spalla, che sto spesso un po' piegato in avanti. Ok, quale spalla? La sinistra. Che lavoro fai? Sono uno chef, lavoro in un ristorante di sushi. Alright, facciamo una promo, come si chiama? Shinto Milano. Shinto Milano, Costa Venezia? No, Costa, no, io sono Costa Venezia. Costa Sempione? Sì. Ok, vediamo. Dolore della spalla, anche la schiena hai detto, e collo? Sì, poco, sulla parte bassa. Più, collo e spalla? Sì. Ok, vediamo. Quanti ne hai? 25, quasi 26. 25, oh my god. Sono doppio, sono 52 e 25. Vediamo, hai avuto qualche intervento? No. No, niente interventi, no. Prendi qualche farmaco? No, neanche. No. Fumi? Sì, Lycos. Lycos, ok, dai, parliamo di questo Lycos per un attimo. Sì. Comunque è positivo. Fumare, la cosa che causa cancro è la combustione del farmaco, non proprio del tabacco. Mm-hmm. So, quando fai Lycos non vai a combustione, se non hai quell'effetto negativo. So, chiunque vuole smettere di fumare, vai su Lycos. Sarebbe meglio niente, ovvio. Una delle domande che i pazienti chiedono spesso come prima visita, se devono portare esami e cose così, di solito noi diciamo porta tutto quello che hai, analisi del sangue, l'AST, risonanza, e poi se ci serve altri esami possiamo prescriviamo noi. Ok, vediamo, ho chiesto un po' di domande su questo. Capogia, vomito, nausea, no. Mal di testa? No. No. Come dormi, in quale posizione? Spesso sulla spalla, cioè sulle spalle. Tant'è che mi ha iniziato a far male proprio, okay. Anche mi sono svegliato. Si sente l'accento romano, che comunque sono tutti qui dello Slab, loro tutto romano. Guarda, sono, forse mi uccidono dopo. Ok, adesso prima di fare la nostra visita, in qui che niente che faccio fa dolore, se non può capire il mio accento di cacca, puoi fermarmi e chiedermi in inglese. Per adesso ho bisogno che hai il dorso nudo, solo le scarpe. E poi faremo questo esame qui, che adesso mostro qui, che è una... Questa misura si chiama EMG, c'è due modi di fare questo, sia con i aghi, che è molto quasi crudele, ma molto più preciso, grazie. O usiamo con, che ci piace ai nostri pazienti, con sensore, dove niente dolore, ma ci dà informazioni. Vediamo, giro la schiena verso di me, vediamo tutti questi tatuaggi, vediamo cosa abbiamo, andando, venendo. Cos'è? Dopo chiediamo questo non su camera, cos'è? Ah, ok, abbiamo un po' di cose interessanti qui. Questa chiediamo dopo perché non credo si possiamo. Ok, so adesso devi stare così. Right, C7. Right, T4. Right. No, prima non ho chiesto a Red Tommy se si allena, ma ovviamente si allena, è molto in forma. Cosa fai? Sono quasi 4 mesi. Quasi 4 mesi? Sì. E prima cosa facevi? Giocavo a calciotto e palestra. Ok. Test complete. Ok, se vuoi puoi mettere la maglietta là, così non faccio impazzire le donne. Ok. Vediamo. Guarda, come americani sempre hanno queste cose in mani.
Ok, mostrando questa. Oops. La sinistra è un esempio di come dovremmo essere, con i muscoli, diciamo, contratti nella maniera giusta. A destra è come lui, comunque un ragazzo di 25 anni è molto sano, faccio questo tantissime volte e questo non è male. Ovviamente il rosso è quando è più contratto, viola e verde diciamo è appropriato e giallo è un po' troppo non contratto, troppo lasso. Comunque è uno schema posturale ovviamente non perfetto e poi da là adesso facciamo una visita diciamo. Ok, benissimo. Unisci i piedi. E la prima cosa che guardiamo mentre un paziente sta così, la tua capacità, la nostra capacità di stare dritto nello spazio è dai muscoli della spina dorsale, il sistema vestibolare e anche le campe visive. Se io ti dico questo, chiudi gli occhi e si dondola un po' a destra. Non lo so se lui ha sentito. Tu hai sentito questo? Ok. So, si dondola un po' a destra. E poi adesso mettiamo le mani su così, tira giù la maschera solo per un attimo, ok, chiudi gli occhi e tocca il naso con questo dito, il mignolo. Giusto, tocca il naso, ok, ritorna, con questa, ok, ovviamente forse hai bevuto un po', mani giù, puoi mettere la maschera ancora, siediti qui verso di là, I need to drink tea. Okay. Ok, adesso mentre testiamo un po' i riflessi e tutte queste cose per capire dove nel sistema nervoso non sta funzionando e i suoi mani sono un po' freddi, anche tu un po' bagnati, qui sei ansioso o diventi arrabbiato veloce? Sei ansioso? Ma in realtà no. Particolarmente. Arrabbioso o no? Mi arrabbio poco, ma quando mi arrabbio... Ah, ok. Vediamo. Qua davanti così, voglio vedere... Ok, vediamo. No, quando guardavo i suoi occhi, stavo guardando... Guarda davanti, come le palpebre si sono più basso qui in confronto di qui, e la grandezza della pupilla, che sembra un pochino più basso sulla sinistra, con il pupillo un po' più grande. Sì, essendo che anche lui si è sbandato un po' a destra, quello corrisponde, perché quando si va verso di qui significa che c'è un po' meno output qui sul sistema simpatico che cambierebbe anche questa. Questa, guarda, lui è perfetto, guarda, super perfetto, 99 perfusioni di ossigeno, sempre una rappresentazione di output sistema simpatico e parasimpatico, e poi 58 battite al minuto. He's an athlete, è bravissimo. Ma well, 4 mesi non fa un tubo, però. Esatto. Adesso a 25 anni però può. Lavoro tanto. Cosa? Però lavoro tanto. Quella cosa benissima. E come vedi, metti i piedi dritti così, che una parte potrebbe essere diversa dall'altra. Si vede che questa è meno. Ok, che comunque questa anche corrisponde con sia la pupilla su questa parte e anche sia indondolato qui, perché questo è sempre indicatore di che c'è meno output. Ok, adesso facciamo pure i riflessi. Vediamo. So, sei chef, sei sposato, dimmi no, la tua storia. Sono fidanzato, sposato ancora no. So, dovremmo parlare su camera se vuoi sposarlo o no, o parliamo della tua salute solo? No, ma noi in realtà già siamo sposati, però... Ah! Però sì. Ok, so, se vivete insieme? No, lei è a Roma, io qui a Milano. Ah, ok. Punch in su, e cosa fa lei? Lei studia e lavora. Cosa sta studiando? Economia. Ah, ok. Ci vuole qualcuno per contare i fagioli. Esatto. Vediamo, metto questo qui. No, un'altra cosa con non userò. Oh no, suoi, alla fine ha vinto Red Tommy. Perché noi con la calza vediamo chi ha il migliore e tu hai vinto, è spaccato. Guarda questa. Ok, vincitori abbiamo. Jeez, neanche sapevi. Ok, adesso torniamo al nostro lavoro. Un'altra cosa che possiamo testare e vedere il tono
è sempre questo riflesso e vedere se uno è più sensibile dell'altro. So, la sinistra, well, tu senti più sensibile sulla sinistra o sulla destra? So, sulla sinistra. E questo tutto corrisponde con quello che sto dicendo, che se il suo output del sistema nervoso sull'emisfero sinistra è minore, aspetterò di vedere questo che è più reattivo. So, he's easy, è facile, Red Tommy. A 25 anni sono facile. Now, controllando qui, so, like, qui si muove bene, ma qui ha un po' di fastidio, giusto? Mm-hmm. Ok, so, e questo è bloccato laterale e un po' in... No, rotazione e un po' in flessione laterale. Vai punch in giù. So, il suo bacino su destra, che anche se tocco avrà un po' di fastidio qui, giusto? Mm-hmm. Ok, adesso... E poi qui è bloccato anche là, vediamo. Metto le mani, va giù. Ok. No, adesso andrò per fare qualche aggiustamento. Vediamo. Ok, so qui è bloccato, questa è bloccata, questa vertebra che è più o meno, diciamo, D7, D6, che è bloccato un po' in rotazione qui. So, il aggiustamento sarà inspiro profondo, fuori. Sentire un piccolo crack, ma niente dolore. Ecco, brava. Ok. Diciamo, i genitori di Red Tommy l'hanno fatto perfetto. La sua gamba non è che anatomicamente più corta di questa. È soltanto il suo bacino. È un po' contratto qui, tirato su, che fa sembrare che questa gamba è più corta di qui. Se possiamo vedere, neanche che faccio niente, si vede che la destra è più corta della sinistra. E anche toccando qui si sente che questi muscoli posteriori sono un po' più contratti, tirando su un po' la gamba. Adesso lo aggiustiamo questo, gira sul fianco. E tu andrai a Roma a vivere dopo o la tua ragazza verrà qui? Vediamo. Vediamo. Ok, sì, vedi queste? Non hanno parlato di questo, lui non vuole parlare di questa. No, è presto. È presto. Guarda, un mese qui, un mese e mezzo. Ok, adesso... Inspiro profondo, e fuori, bravo, ecco, ok, punch in giù, ok, e anche qui già adesso è più dritto, ragazzo, chi vuole bene lui può tenerlo, non dobbiamo rottamarlo, vai punch in su così lo aggiusti il collo, ok, now questa è... Il terzo cervicale qui è bloccato soltanto in lateral flexion, flessione laterale. E poi è un aggiustamento particolare, anzi sono contento che possiamo farlo. Lascia libera, lascia. Ecco. Ok, adesso e poi su questa parte aveva qualcosa in rotazione, lascia. Ecco. Ok, sei ancora vivo? Vediamo. Senti i piedi? Sì. Ok, ancora vivo. Uccidere un 25 anni si chiama Red Tommy, è difficile. Questa con la spalla, lascia libero. Ok. Giro la schiena verso di me. Ok, sì. E sente molto meglio qui, non lo sento più. Metti i piedi insieme. Ok, vediamo. Chiudi gli occhi. Ok, si dondola ancora un po' di più. Vediamo, vai, siediti qui un attimo. Lascia libero qui. Ok, stai in piedi. Vediamo. Giovani, ma un po' fuori posto. Sulla spalla era fuori posto. Adesso lo spiego. Unisci i piedi un po'. Ok. Vediamo, chiudi gli occhi. E poi è molto più stabile. Questo era un po' fuori posto. Siediti qui così lo spiego a loro. Quando la spalla va un po' fuori posto, va anteriore e inferiore perché è la strada meno protetta. Poi comunque abbiamo fatto questa manovra così, dove lo prendo e boom. E poi si è andata benissimo a posto. Grazie Red Tommy. A te. Ciao. E di solito dopo una prima visita, comunque dopo faccio un aggiustamento più diagnostica, stai dritto, ricontrollo, sentirà il beneficio che ovviamente questo si muove meglio
E dovremmo fare un percorso di aggiustamenti per quasi rieducare le vertebre e poi altre articolazioni per stare in un posto giusto e si muovere in maniera bene, prenderà dei benefici, è giovane, non ci vorrà tanto per lui. Grazie tanto, ciao!